Ciao dolci unicorni, eccoci qui con un nuovissimo video back to school. Oh, praticamente questo cartone, questo scatolo, questa box super gigante che mi ha gentilmente inviato giochi preziosi come regalo, e adesso andremo ad uscire tutto quello che c'è all'interno. Ma prima vi volevo ricordare, intanto spostiamo questo scatolone perché sennò io non mi vedo e soprattutto ci vedo malissimo. Vi volevo ricordare che in tutte le librerie su Amazon potete trovare il mio nuovissimo romanzo, ovvero La vita segreta di un unicorno, L'incanto del girasole, e così potrete tornare a Dreamland e scoprire le nuove avventure della nostra Alice. Quindi lo trovate in tutte le librerie e anche ovviamente su Amazon. Detto questo, direi che è arrivato il momento di uscire tutto quello che c'è dentro questo scatolone e iniziamo a prendere un po' di cose. Tipo, guardate cosa c'è qui, guardate. Ora, come voi sapete, ovviamente io non vado più a scuola da anni, però io sono amante del mondo cartopazzoso e back to school. Per quanto riguarda gli zaini, ovviamente li regalerò a dei bambini che conosco io, però intanto ve li voglio mostrare perché secondo me la GoPop è bellissima, spettacolare, ha fatto una novità stupenda, ovvero questo zaino mi fa impazzire col panda, cioè veramente lo utilizzerei io per viaggiare, ma in questo momento non sto viaggiando e va bene. Guardate che carino questo panda, è poi praticamente stavo notando che c'è questo, ma no, ma guardate che carino, è un porta auricolari, un porta cuffie fatto in questo modo molto simpatico che mi ricorda tipo uno yo-yo, e invece all'interno ci sono le cuffie. Mamma mia che morbido, è morbidoso e squiscioso. Poi c'è questo, no vabbè. E poi ovviamente, come voi sapete, qualsiasi cosa della GoPop è intercambiabile, quindi potete girare, potete anche cambiare o invertire. Tipo, devo capire. Ah, ecco, ok, c'è un moschettone che se lo levo posso anche girare questo? Sì, no vabbè, adoro. Al centro praticamente c'è una stella arcobalenosa e qua c'è lui che sbuca e saluta. No vabbè, adoro. Bellissimo, vediamo se è super capiente, ma penso, uela, ma è gigantesco. Quando io andavo a scuola c'erano altre tipologie di zaini non così grandi, cioè ma qua è possibile, ma adesso fanno tipo, non lo so, degli zaini per andare tipo anche in campeggio e portare tutta la vostra casa all'interno, ed ecco qui, e penso anche che siano molto comodi perché sono imbottiti qua proprio dietro per le spalle. È bellissimo, questo già mi piace veramente tanto. Poi ovviamente quelle della GoPop sono intercambiabili, quindi si può girare di tutto e di più. Andiamo avanti, cosa sto pescando? Ah ok, il portacolori, il portapenne, sempre della GoPop, sempre con il panda. E questo è stupendo, cioè questo è bellissimo ragazzi, questo già mi fa impazzire. No vabbè. Guardate che carino, è bellissimo, tutto con l'arcobaleno, come proprio il mio cinturino del mio Apple Watch. E poi è tutto tipo così, con dei graffiti, con le scritte, il pandino, pandone qui. Andiamolo ad aprire, vediamo com'è fatto dentro. Ok, allora c'è lo scomparto, questo qui per mettere magari le matite o le gomme, qua le penne, e qui anche gli evidenziatori, o comunque io li dividerei così. Ora, alcuni portapenne, anche perché io ne ho veramente tanti, io li uso anche come porta make-up, quindi tipo penso che questo lo utilizzerò come porta make-up, magari da viaggio, anche da borsa, perché sono comodissimi e sto notando che è molto molto rigidone, e quindi adoro questo con lo zaino che accoppiate vincente. Vediamo poi cosa trovo, un altro zaino. Oh, la puccioseria, cioè questa è la puccioseria, le Nanana Surprise. No vabbè, come voi sapete io amante di LOL Surprise ero e sono anche amante di Nanana Surprise, mi piacciono tantissimo, come voi sapete ne ho spacchettate tantissime sul mio canale, ed eccolo qui. No, questo è bellissimo, è super ginsato, che poi non è ginsato ma è effetto ginsato, io amo. Poi nei laterali ha anche dei glitteroni giganteschi, guardate che sono grandi, cioè no, tipo effetto tipo l'acqua all'interno e loro si muovono.
adoro, lei è pucciosissima. Tipo, lei non l'ho mai trovata. Cioè, lei non sono mai riuscita ad averla. Ed era proprio unicorn. Cioè, non l'ho mai trovata. Guardate che bello lo zaino con le orecchiette qua. Che tocco di classe. Il pompon! No, vabbè, il pompon rosa. Stupendo. E poi sto notando che sempre al solito dietro sono ben imbottiti. Molto molto fatti bene anche per la schiena, che è fondamentale soprattutto quando andiamo a mettere tanti libri, tanti quaderni, è fondamentale. Ed è veramente molto molto bello. Vediamo se questo è capiente, ma penso proprio di sì. Allora, questo è tipo... Ah, c'ha questi qua. No vabbè, io questi qua li rompevo sempre a scuola. Questi mi si spaccavano sempre. Ok. No, vabbè, bellissimo, raga. No, è capientissimo e mi sta venendo la nostalgia di tornare a scuola. Io ogni volta che vedo zaini, portacolori e portapenne dico, oh, quanto mi manca la scuola. Quindi godetevi questi momenti della scuola, i compagni, gli amici, i compagnetti, chiamateli come volete, ma anche i professori, i maestri. Godetevi, perché poi sono cose che vi mancheranno. Anche avere uno zaino, andare con lo zaino per tutta la città, bellissimo. Mi manca, mi manca, mi manca. Andiamo avanti. Aiuto. Ma no. Ok, non ci arrivavo io. Questo qui è il diario abbinato delle Nanana Surprise. È molto molto carino. Tutto rosa. No, vabbè, adoro. Questo qui è il diario, molto puccioso, pucciosino, pucciosetto. Ma che carino, apriamolo subito. No, vabbè, lei ce l'ho, lei no. Che carino, no. Ma questo è pucciosissimo. Che poi penso che si potrebbe anche utilizzare anche come un'agenda, tralasciando qui l'orario provvisorio e definitivo. Qua possiamo mettere magari anche altre cose. Poi vabbè, la lista delle mie amiche, ma sarebbe tipo un rigo solo per me, ma va bene, dettagli. Hobby, playlist, ci sono veramente tante cose. Poi sto notando che ogni mese ha le sue decorazioni. Che carini, no. Ma oh, vabbè, questo... No! Ma lei sembra Crudelia Demon! Bellissima! Adoro con i dalmata. Devo dire che questo qui delle Nanana Surprise è stupendo. Cioè, stupendo! Zaino, diario, per me super promossi. Io li avrei presi al volo, senza neanche pensarci due volte. Cos'è? Praticamente cosa è successo? Questa cosa io già l'avevo vista nei negozi di giocattoli, perché questi li trovate nelle cartolerie e nei negozi di giocattoli, che la Giochi Preziosi ha fatto una collaborazione con la Trudy. Per chi non lo sapesse, la Trudy fa dei peluche stupendi, pucciosissimi, morbidissimi e di una qualità eccellente. Ma chi è che non, chi non conosce la Trudy, ragazzi? E hanno fatto una collaborazione. Dalla collaborazione sono usciti gli zaini, i portacolori, i portapenne e in questo caso il portacolori, che secondo me è bellissimo. Che carino, ma c'è un cane con le cuffie, che tipo a forma di ciambella. Questo è veramente stupendo, è gigantesco, molto molto grande. Vediamo cosa c'è all'interno, se c'è tutto il necessario, ma penso proprio di sì. Si chiama Cuccioli Cerca Amici di Trudy, ovviamente. Qui è così, quindi c'è tutto il necessario, anche le forbici, ok, i colori, rigorosamente Giotto, che secondo me sono i migliori. Anche questi qua della Giotto, e quindi devo dire che questo qui è bellissimo. Vediamo se ci sono tutte cose, anche gli amici cucciolotti. Cosa sto prendendo? Aiuto! Ah sì! È caduto il mondo intero, nessun problema. Anche il portapenne, che carino il portapenne. Strappiamo tutto, strappiamo tutto. No, questo è glitterato in rilievo, glitterato in rilievo. Guardate che bello, tutto nero e viola, i colori che io amo alla follia, uniti insieme con un cane così pulcioso, e il portacolori è bellissimo. Che poi un portacolori portapenne, ovviamente voi potete mettere quello che volete voi. L'interno praticamente è uguale come quello della Go Pop, quindi c'è lo spazio questo per le penne e via dicendo, con i vari evidenziatori, eccetera, eccetera. Ed è bellissimo. Vediamo cosa ancora manca. Ma tante cose ci sono, ragazzi. Ah, il portacolori delle Nanana Surprise. La vita.
La vita, mamma mia che bello, niente, io mi sono innamorata di quella dell'Anna Surprise, è bellissimo. Questo qui è il portacolori gigantesco con questi colori, ovviamente tutti i portacolori sono uguali all'interno perché è sempre la stessa azienda li ha fatti, quindi neanche a mostrarveli, c'è proprio sempre le stesse cose, le forbici, la gomma, i colori di giotto, sempre di alta qualità. Devo dire che quello dell'Anna Surprise, bellissimo. Vediamo cosa manca. Ah, porto tutto perché sennò il braccio mi si rompe. Ok, allora ho trovato il diario della GoPop con il panda e il diario dei cuccioli cercamici con un cane stupendo. C'è un Carlino pucciosino che ha un cono spiaccicato nella testolina, tipo un cane corno, un cocorno, un cane corno, comunque fa finta di essere un unicorno. E poi all'interno è così, no, che carino, no, se vi piacciono gli animali scegliete questo, è carinissimo con tutti gli animali, i cagnolini, no vabbè, adoro. Questo qui dei cuccioli è bellissimo e questo qui col panda, vediamo com'è, molto street, sì, è molto street come stile, c'è anche qualche giochino da fare all'interno, molto più classico, bianco. È un koala puccioso, bellissimo, bellissimo, bellissimo. E poi c'è il portacolori della GoPop col panda. Io ve lo mostro così soltanto all'esterno perché l'interno, ripeto, sono tutti uguali, quindi è inutile. E apriti, sesamo. Ok, questo qui da un lato è così che richiama lo zaino e dall'altro è street che richiama sempre lo zaino. Questi colori sono la vita. E poi c'è il porta penne infine delle Anna Surprise, che come voi sapete è il mio preferito, avete capito, per tutte queste cose. Sempre uguale ovviamente allo zaino e al portacolori, molto classico, riprende lo zaino e il portacolori ed è bellissimissimissimo. Devo dire che questa collezione, queste collezioni sia della GoPop che della Trudy con la Giochi Preziosi che delle Anna Surprise sono veramente stupendi. Fatemi sapere giù nei commenti quando vi inizia sicuro la scuola, il giorno preciso, e soprattutto se già avete preso tutto per il back to school, per la scuola, se ancora vi manca qualche cosina. E di queste cose, cosa vi è piaciuto? Io vi mando un grandissimo bacio, super mega iper puccioso, vi voglio bene e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao dolci unicorni, ciao ciao.